Do. What? Hey, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi voglio farmi quattro risate con voi perché voglio porvi una domanda. Quanti di voi ragazzi, cioè, sono raffreddato? Quanti di voi ragazzi hanno mai sbattuto via qualche euro per comprarsi un oggetto che era unostiata? Io personalmente un po di cazzate le ho comprate, mi sono anche comunque divertito. Alcune sono completamente risultate inutili, però comunque, sai, per il piacere di avere quell'oggetto lì particolare, qualcuno è disposto a spendere anche un pochettino di soldi. Quindi ragazzi oggi ho visto, ho cercato un po' su internet gli oggetti, gli 10 oggetti più strani venduti realmente sul web, parliamo di piattaforme come potrebbero essere eBay più che... Ehm aste private comunque tutte ufficiali e voglio appunto farmi due risate con voi parlandoli commentandoli molto velocemente uno con l'altro al numero 10 ragazzi abbiamo il kit ammazza vampiro beh ragazzi io voglio dirvi una cosa tutti abbiamo paura sicuramente questo è un genio che l'ha comprato tutti abbiamo paura che ci entrano i ladri in casa che possa succedere qualcosa quando vai in giro però porca miseria porca Do cosa, cosa vuoi fare se ti entra un vampiro in casa cioè no, non puoi avere l'aglio cosa fai glielo butti addosso glielo spalmi no no assolutamente meglio avere un kit completo ammazza vampiro ti costa giusto quei 4500 dollari che questo pazzo si è sfucilato per comprarlo però contiene l'acqua santa il pugnale quello lì fatto bene per colpirlo e dei versi da recitare qualora poi decidiaste anche decidiaste anche di quindi al decimo posto è figo comunque da avere, è figo da avere. Al decimo posto ragazzi c'è stato questo kit ammazza vampiro venduto ovviamente su eBay. Al numero 9 ragazzi <ride> questo qua sembra uno dei telefoni degli anni 80, non so chi ce li ha in mente, quelli trasparenti che erano uguali a quelli normali, però fighissimi perché erano trasparenti. No, in realtà non è un telefono ragazzi, ma è un oggetto creato da un'azienda. Americano, ovviamente, perché dov'è che vuoi fare queste pazzate qua piuttosto che in Cina e in America? Questo ragazzi è un vero e proprio autentico UFO detector. Quindi questa roba qua conetto nel senso che sono quattro cose di plastica che hanno dentro tre fili che funziona con la pila, ti rileva se ci sono gli UFO che si stanno avvicinando alla terra. Attualmente, ragazzi, noi non. Telefono, telefono. Non posso rispondere adesso al telefono Attualmente noi ragazzi <ride> È il bello della diretta anche se è tagliato Attualmente noi ragazzi Non abbiamo ancora ricevuto L'utente che ha venduto Non ha ancora ricevuto il feedback Da questo qua che gliel'ha comprato Non gli è costato tantissimo In realtà 135 dollari Ce l'ha lì di fianco Quando dorme Dovesse mai suonargli Sa che c'è un UFO Che sta per arrivare sulla terra L'attacco sarà imminente Ragazzi al numero numero 8 Numero numero 8 bah, questo è proprio una figata C'è chi si accontenta di comprare l'elicotterino Quello giusto da 9 10.000 mila euro E invece c'è gente che si compra direttamente Un jet fighter F-A Hornet 8 Ragazzi queste sono le aquile dell'aria Quelli che vanno proprio con una velocità C'è stata un'azienda che li produceva Che su ebay ha messo in vendita un modello perfettamente funzionante Si sono scaricati per comprarlo. Ha vinto questo ovviamente. Non sappiamo chi sia. Probabilmente, boh, qualche riccone che sai. C'ha i soldi da sbatter via. L'ha pagato 9 milioni di dollari. Io mi immagino. Questo qua, ragazzi, che telefona alla moglie e fa: cara, possiamo andare quando vuoi alle Maldive. Ho comprato l'elicottero. No, ho comprato il jet. Ho comprato e <ride> questo. Il problema è parcheggiarlo, il problema è parcheggiarlo. Va bene, va bene, andiamo avanti, ragazzi. Era solamente il numero 8, ma adesso arriva le cose un pochettino più ambigue, un pochettino più strane. Intanto io, ragazzi, voglio ricordarvi, se vi sta piacendo questo video un po' fuori dagli schemi del mio canale, zadà, lasciate un bel pollicione in su, mi raccomando, e iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati con tutto quello che facciamo. Alla posizione numero 7, ragazzi. Eh, questo va schifo, non è un chewing non è una gomma da masteggiare. Masticare qualunque ragazzi Questo qua è un chewing masticato e documentato da niente popò di meno che Britney Spear. Sì perché ragazzi c'era la famosissima cantante pop star qua lì Che proprio canta come se fosse un usignolo in calore Che stava uscendo dall'hotel della sua mega stellata città Dove è andata a fare il concerto C'era un fan fuori che l'aspettava Fu ha sputato la cicca, ha sputato questo qua, ha corso come un pazzo. Non gli ha chiesto l'autografo, ma si è aggrappato alla cicca. L'ha messa in tasca, l'ha venduta su eBay. Ha fatto le fotografie che era proprio di Britney Spears. È riuscito a farci 263 dollari. Adesso, io mi chiedo che con Photoshop ci siano tutti bravi a lavorare. Con Photoshop, uno smastica la cica, la butta lì per terra. Ci aspetti che arriva uno famoso, gli fai una sopatina. Hai trovato il lavoro per far fronte alla crisi che c'è attualmente. Comunque, 236 doll, 263 doll, se la sono comprata. Numero 6, ragazzi. Wow. Questo è un po' una stronzazzata, è un po' una stronzacchiata secondo me. Il Non c'è la foto. Il diritto di anagrafe, ragazzi. C'è stata una coppia che su eBay ha avuto il coraggio di mettere il diritto di anagrafe del proprio figlio. Cioè, praticamente chi si è accaparrato e si è accaparrato per 15.000 dollari. Il diritto di scegliere il nome della figlio o della fi o della figlia che la donna doveva partorire della coppia. Io poi, ragazzi, oe, ognuno fa quello che vuole, però, porco Giuda, non ti lamentare se poi te lo chiamano Darfener, eh, mi raccomando. Numero 5, ragazzi, cominciamo ad avvicinarci nelle posizioni un po' più ambigue, un po' più sugose, come direi io. Questa è un'altra cosa strana, ragazzi: non è un fake, è una delle pochissime immagini trovate dell'asta. C'è stato un tizio che era sotto Natale, quest'asta è andata su a novembre-dicembre di tantissimi anni fa. Io ricordo qualcosa. Un tizio che aveva problemi di soldi, ragazzi, si è messo a vendere l'anima. Questa è l'anima venduta in vendita più che altro perché in realtà nessuno l'ha comprata di questo tizio per un milione di dollari. Però nessuno si è preso la briga di prendersi l'anima di un'altra persona. Quindi, boh pazzo, io non venderei mai l'anima. Scrivetemi qui sotto se voi vendereste mai l'anima. Questo, ragazzi. Allora qua siamo leggermente nella blasfemia siamo se eravamo vagamente nella blasfemia prima adesso siamo leggermente nella blasfemia il toast sforna Gesù ragazzi sei lì dai la mattina hai comprato il tostapane della non si sa non si dicono le marche non ti fa la fettina quella proprio giusta bella grattina che poi ci spalmi sopra la marmellata alla nutella. No ragazzi, questo è il forna, sforna toast con sopra disegnata l'immagine di Gesù. Ti fa le fette perfette, lo vendono ancora, andate a cercarlo perché lo vendono ragazzi. E poi vuoi mettere che non c'hai la tentazione di sfornare al tuo amico il toast con sopra il Gesù, spezzarlo e darglielo così come si farebbe. Vabbè, vabbè, il toast sforna Gesù in quarta posizione. Beh ragazzi, stiamo entrando adesso di prepotenza sul podio e quindi andiamo a vedere... La numero 3, ragazzi, l'oggetto più strano venduto e anche più wow 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 sul, uh, sul web, ragazzi, è stata la finestra di dove hanno da dove hanno assassinato John Fitzgerald. Kennedy. Sì, questo è stato ovviamente un fatto atroce, ragazzi, noi ci stiamo ridendo, ma lo sappiamo praticamente. Il 22 novembre del 1963 a Dallas c'è stato il, eh, il signor Lee Harvey Oswald che si è appostato e durante la parata del presidente, dell'allora presidente degli Stati Uniti d'America, ha sparato un colpo infallibile, hanno chiamato il colpo perfetto, che ha ucciso sul colpo il presidente John Fitzgerald Kennedy. Beh, quando hanno dovuto rimuovere le finestre del palazzo da dove è stato eh, sparato questo colpo, la finestra proprio da dove è partito, dove era postato questo uomo, è stata messa in vendita su eBay. Ragazzi, l'hanno comprata per 3 milioni di dollari. Quindi io cosa ci doveva fare? Questo qua va bene che sei pazzo per i gadget, però sei anche un po' strano se compri una finestra un po' così per 3 milioni di dollari. Vabbè. Andiamo alla posizione numero 2 ragazzi, ci stiamo veramente avvicinando alla fine e la numero 2 ragazzi... È il toast lasciato da Justin Timberlake. C'è stato qualcuno che lavorava nell'area mensa del, eh, dell'hotel dove Justin Timberlake, la pop star famosissima, eh, ha eh, soggiornato prima del suo concerto e questo qua praticamente ha smaggiuchiato due pezzettini di toast alla francese, se proprio dovevamo essere precisi. Sono state recuperate da un addetto al servizio che le ha rivendute. Su internet a 36.000 dollari. 36.000 dollari per un toast. Neanche se me lo serve, non lo so chi me lo deve servire. Me lo deve servire la michelle Unziker, lo pagherai 36.000 dollari. L'acquirente, però, ragazzi, ha dichiarato che le vuole seccare e le vuole tenere sul comodino. C'è chi ci mette la dentiera, c'è chi ci mette il toast secco di Justin Timberlake. Va bene, ragazzi, siamo alla fine! Siamo alla fine. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Manca la posizione numero uno. Vi ricordo sempre di lasciare un bel like se vi sta piacendo, se vi è piaciuta la puntata di oggi. E di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, ragazzi. Ma alla prima posizione. Oh! Ragazzi, questa è una patatina a forma di mitra papale. No, di mitra papale. Il mitra è il cappello del papa. Quello che ha quella forma lì strana che va su a connetto. Allora ragazzi, ci sono un sacco di persone in giro per il mondo che collezionano gli oggetti religiosi Lo saprete meglio di me, ci sono appunto business enormi sugli oggetti basati sulla religione Però ragazzi, si sono scannati su ebay quando qualcuno ha messo in vendita questo nachos Perché è un nachos a forma di mitra papale Adesso io ve lo dico, pulisco anche il microfono L'hanno venduto ragazzi a 41.000, no, 41.000 persone, <ride> sono quelle che si sono scannate per comprarlo su internet. L'hanno venduto a 1209 dollari, una patatina, cioè gente proprio C ha i soldi da buttare via. Quindi l'ultimo oggetto, strano, Particolare, così ambiguo, venduto su internet è stato questo Nachos a forma di mitra papale Va bene, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ringrazio per averlo seguito. E noi ci vediamo presto. Ciao.